Facciamo l'inno in maniera originale. Buonasera a tutti. Ecco, alla folcloristica, in versione folcloristica. Saluto del sindaco che questa sera non può essere presente a questa cerimonia. Ringrazio in particolare i ragazzi che sono presenti a questa manifestazione, le loro famiglie, il presidente del consiglio
e i relatori, il dottore Bellavia e il dottore Lopresti, e tutta l'amministrazione, poi anche rappresentata dall'assessore Denise Sbrazzato. Il senso della manifestazione. Compiere 18 anni è stato anche per noi, per tutti noi, un passaggio dall'età dei diritti all'età dei diritti, come ad esempio il voto. Oggi il testo ci consegna, il testo della nostra Costituzione ci vuole sottolineare questo con la consegna del testo ai ragazzi. Vogliamo sottolineare questo passaggio dall'età dei diritti all'età dei doveri, e vuole anche essere una presentazione della nostra eccellenza, che sono i giovani, che sono i ragazzi. La Costituzione, oltre ai principi attuali, attualissimi ancora oggi, perché molto spesso si devono ancora compiere questi principi, anche se la Costituzione è entrata in vigore nel 1948, però abbiamo molti di quei principi che ancora si devono definire e compiere. È una Costituzione che è intrisa molto della nostra storia. Ritroviamo a Beccaria, Garibaldi, Mazzini, Cavour. E nasce fondamentale, nasce questa nostra Costituzione dalla lotta alla resistenza, dalle lotte partigiane, dall'antifascismo, perché abbiamo avuto un ventennio da dimenticare. Nasce dal referendum del 2 giugno del 1946, e con principi, come abbiamo detto, attualissimi, che è come disse Martin Luther King, a cui questa biblioteca è intestata, a voi ragazzi in particolare, ai giovani: dovete essere migliori. Migliori in che cosa? Migliori non in tutto, ora siamo diventati tuttologi, ma migliori nello studio, nel lavoro, anche nell'amministrare, nelle arti. Importante essere migliori. E anche perché se lo siete voi migliori, diventate anche cittadini migliori, e questo fa sì che possa migliorare anche la nostra comunità. Volevo anche concludere con quanto ha detto Enrico De Nicola al momento della firma, per la promulgazione della nostra Costituzione. Disse: l'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza. Di passare la parola al Presidente del Consiglio, mi preme mettere in evidenza una cosa. Dopo che la Costituzione fu redatta, i padri costituenti, che erano persone di espressione culturale notevole, decisero di sottoporre il testo a dei linguisti, perché avevano tanto rispetto e per la lingua e per i destinatari della Costituzione, che hanno ritenuto di dover intervenire con degli specialisti affinché ogni parola della Costituzione fosse quella e non un'altra, e soprattutto che fosse di chiaro intendimento. Grazie dottore Bellavia, buonasera a tutti. Innanzitutto porto il saluto mio personale e quello dell'intero Consiglio Comunale che ho l'onore di rappresentare. Voglio iniziare innanzitutto per fare un merito, un plauso all'assessore Gianni Lombardo. Il merito suo è stato quello oggi di aver
avete lanciato un'iniziativa che è bella, bella per il momento che stiamo vivendo noi. Assistiamo a un periodo di decadimento, spesso col professor Agnello in piazza ci capita di discutere e parliamo della povertà in genere, lo definisco io, di crescita della coscienza civile, perché adesso consegneremo nel corso di questa manifestazione il testo della Costituzione italiana. Questo testo è un testo che è un patrimonio di valori, lo definisco io. Questi valori però non sono dei valori che già abbiamo acquisito, li dobbiamo far vivere ogni giorno. Li dobbiamo far vivere ogni giorno e il senso civico è quello di mantenerlo sempre vivo. In questo percorso saremo aiutati dal dottore Bellavia e dal dottore Filippo Lopresti, che è magistrato presso il Tribunale di Palermo, l'orgoglio della nostra comunità. È un momento bello e spero che sia questo l'inizio, che ogni anno, anche in occasione della Festa della Repubblica, questo momento con i nuovi diciottenni possa essere sempre un appuntamento da consolidarsi per la nostra comunità. Grazie e buon proseguimento. Io, se fosse nella mia facoltà, io metterei un sottotitolo alla Costituzione e la chiamerei Costituzione della Repubblica Italiana, sottotitolo La Carta della Pacificazione, perché la Costituzione nasce da spiriti e di credi politici diversi, però hanno deciso i comunisti, i socialisti, i democristiani, i liberali, di unirsi e condividere uno scopo, quello di arricchire il patrimonio italiano da un documento, si chiama Costituzione. Costituire significa formare, significa articolare. C'è il contratto matrimoniale, che è un contratto, si accorda su qualcosa. I padri costituenti, di politicamente diversi, si accordano su qualcosa, il bene dell'Italia. Hanno programmato e scritto e codificato ciò che doveva essere l'Italia dopo lo sfacelo delle due guerre mondiali e dopo la guerra partigiana e soprattutto dopo le sofferenze di tanta povertà. Di tanta povertà, perché noi italiani in particolare, uscendo dalla prima guerra mondiale, c'era un disastro economico. Quando stavamo per rilanciarci economicamente scoppia la seconda guerra mondiale e quindi il tessuto sociale era dilaniato dalla miseria, tant'è vero che nel dopoguerra, tra gli anni 40 e gli anni 50, a Grotte nacquero tante bande di delinquenti per vocazione e delinquenti per necessità. Perché? Perché mancava il pane a casa, mancava il lavoro e chi lavorava era trattato come uno schiavo e quindi questo sentimento di oppressione finalmente trovava sbocco in una dichiarazione dei diritti. Mi permetto di leggere il primo articolo della Costituzione, della quale il dottore Lopresti ne farà discussione. Allora, il primo articolo della Costituzione così recita: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Buonasera a tutti, salve, io liberò poco tempo, anche perché ci torneremo, si sente? Come devo fare? Faccio così? Ok, adesso si sente? Voi mi sentite? Sì, sì. No. Questa manifestazione è bellissima, è un merito enorme. Ringrazio voi per essere venuti e sabato sera, mi rendo conto che sabato sera a questa età soprattutto è bello prepararsi per la nottata e quindi noi saremo veloci. Ringrazio l'amministrazione comunale,
Rombato, tutti insomma, quelli che mi hanno invitato a partecipare, cercherò di dare un contributo che sia utile. Dottore Bellavia ha letto il primo articolo della Costituzione. Io voglio andare subito al nocciolo della questione, voglio esortarvi con una domanda. Non so che confidenza voi abbiate con la Costituzione. Io personalmente ho letto per la prima volta la Costituzione a 18 anni, perché mi sono fatto regalare per il mio 18° compleanno, mi sembrava folle, il codice civile. E in quell'occasione non si sente nulla? Ora sì. E avendo ottenuto il codice civile all'inizio c'è la Costituzione, perché la Costituzione è la legge fondamentale, cioè la legge sulla quale riposa l'interpretazione di tutte le altre leggi, anche quelle precedenti. La Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, ma molte delle altre leggi, le fondamentali, sono precedenti, il codice civile per esempio del 1942. Qual è il modello che vi propone la Costituzione? Quello che vi voglio chiedere è un modello che vi potrebbe ancora interessare. Qual è il cittadino, il concittadino che esce fuori dalla Costituzione? La Costituzione ci offre il modello di un cittadino libero, uguale, in una società pluralista, indirizzata al bene comune in base ad un vincolo di solidarietà. Io ve la ripeto questa cosa, perché come quando ci si presenta, questo è un po' come il biglietto da visita della Costituzione, spesso ci si presenta e subito dopo ci si dimentica il nome del di cui si è fatta conoscenza. Il concittadino della Costituzione è un concittadino libero, uguale, pluralista, unito ad un vincolo di solidarietà verso il bene comune. Questo insieme di questa definizione già si ricava dall'articolo 1 della Costituzione e nasce dalla fuga dal regime totalitario che c'era stato poco prima, alla guerra civile che era conseguita all'armistizio dell'8 settembre. E quindi, dopo che ho ripetuto qual è la carta d'identità del concittadino presentato dalla nostra Costituzione, vi propongo qual è l'opposto. Da cosa si fuggiva? Si fuggiva da una folla di soggetti uniformi, privi di individualismo, che non erano soggetti del potere politico, ma erano oggetto del potere politico, non legati da alcun vincolo di solidarietà e non interessati al bene comune. L'oggetto del potere politico, differentemente dal soggetto del potere politico, deve soltanto stare buono e garantire che il potere rimanga così com'è. La Costituzione fugge da questo sistema e, seguendo una tradizione che si radica, è inutile dirlo, nella Rivoluzione francese, nei principi di individualismo che la Rivoluzione francese ha introdotto, mette al centro il singolo, ma non in una visione egoistica o vanitosa, ma lo mette al centro quale membro di una comunità. La Repubblica, cioè la cosa comune, il bene comune, traduciamolo così, il bene comune è un bene che si consegue con il lavoro di tutti, è fondata sul lavoro. Fondata sul lavoro vuol dire questo, vuol dire che ci si sbraccia e si partecipa. Voi siete neomaggiorenni ed è per questo che ci troviamo qui. Con la maggiore età voi siete passati dalla fase della vostra vita in cui vivevate, posso usare una metafora, nel ventre della vacca, cioè protetti sotto la tutela della famiglia, delle istituzioni scolastiche, alla fase della vostra vita che sarà caratterizzata, oltre che da questa tutela che non vi mancherà, da un'esortazione a partecipare. E a partecipare in modo responsabile. Ecco perché è fondata sul lavoro la Repubblica, perché è fondata sul vostro lavoro, sul nostro lavoro, è fondata sulla partecipazione, sull'attitudine che ciascuno di noi ha di cambiare le cose. Non è l'articolo 1 che garantisce il lavoro, poi è l'articolo 4 che si occupa di quello. L'articolo 1 vuole dire questo, è fondata sulla partecipazione di tutti, perché tutti siamo liberi, liberi e uguali, titolari delle medesime facoltà e portatori di un potere, di una capacità. Voi pensate addirittura che con la maggiore età voi acquisite quella che si chiama capacità d'agire, la capacità giuridica, cioè soggetti di diritto, lo siete da quando siete nati. Qui c'è un mio collega, il dottor Campanella, che a caso mi corregge, se è un giudice del tipo di Marsala, io ho chiesto vieni, perché se sbaglio qualcosa subito mi chiami l'allert. Con il 18° anno di età acquisite la capacità di agire, cioè la capacità di cambiare le cose. Voi siete
titolari di una forza propulsiva e avete l'autonomia giuridica, cioè autonomia, cioè, avete addirittura il potere di stabilire le regole da voi. Questo vuol dire autonomia. Io da solo, autonoma, nomos, no, io da solo mi faccio le regole. Però riflettete un attimo, la vostra autonomia non la potete esercitare da soli, la potete esercitare in accordo con gli altri. E infatti la norma che dice che voi avete autonomia, capacità giuridica, lo dice per poggiare le basi del contratto che è un accordo. Quindi quando voi esercitate la vostra autonomia, il potere di fare le cose da soli, non lo potete fare mai egoisticamente, ma sempre con l'altro, perché il potere che avete si esercita nel rispetto di alcuni confini, che sono quelli del secondo comma dell'articolo 1. La sovranità è esercitata dal popolo secondo i limiti stabiliti dalla Costituzione. Non esiste un potere illimitato, voi prenderete la patente, ma immaginate se vi mettete a scacciare a manetta l'acceleratore senza un limite di velocità. Benché io vi auguro che non vi capiti nulla, perché da ora non vorrei fare sfiga. Però non esiste una libertà che non ha un limite, non esiste una libertà che non ha un contropotere che la controlla, perché se no non può essere gestita. E infatti si dice, sempre radicandosi su quello che era il preambolo alla prima Costituzione francese del 1793, che la libertà è regolata dalla giustizia, laddove per giustizia non si intende quello che faccio io, cioè l'attività giurisdizionale, l'attività dei giudici e dei tribunali, ma la giustizia è intesa come equilibrio, come prudenza, come ponderazione. La libertà va soppesata, va ponderata. Tenete ancora a mente il biglietto da visita della Costituzione. Voi siete liberi, uguali, in una società pluralista, ordinata per il bene comune in base ad un vincolo di solidarietà. L'alternativa sarebbe non cittadini ma folla grigia, cioè non siete più individui, siete una massa che non ha un'autonomia iniziativa e che si preoccupa soltanto di se stessa. Se il dottore Bellavia vuole, leggiamo il secondo articolo. Io farei, io le passo la parola. Il microfono fuori. Ah, ok, perfetto. No, io prima di un applauso. Prima di passare al secondo, siccome il microfono ce l'ha per quello. Prima di passare al secondo articolo, siccome sono un disordinato mentale, non so se l'hai capito, lo capirai ora, io passo per un momento, perché ci sono i giovani qua, all'articolo 33 della Costituzione, che recita: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Ma la scuola vive se si esercita la cultura, perché la nostra Costituzione dice che la cultura è libera, l'arte e la scienza sono libere e libero è l'insegnamento. Dice l'articolo 36, primo comma della Costituzione: questa norma di principio è da considerare la base della Costituzione culturale, perché la nostra Costituzione ha in sommo grado il concetto di cultura, intendendosi non come nozione acquisita, ma come il respiro della mente e del cuore, perché questa Costituzione, nata da tanti sacrifici, ha bisogno di continuare a respirare col cuore di questi giovani, con la volontà di questi giovani di migliorarsi e di ricrearsi con amore, con affetto, proporrà, sapendo che non è una scelta individuale, è una responsabilità che si assume nei confronti della collettività, perché tutti, io, della generazione lontanissima da te e tanti altri, abbiamo tanti debiti di riconoscenza verso lo Stato. Ci ha fornito gli istituti scolastici, ci ha fornito l'università, ci ha fornito le case editrici, e noi abbiamo l'obbligo di restituire l'amore che indirettamente la Costituzione ci ha dato, perché diversamente saremmo dei profittatori, come erano i proprietari di miniere, come erano i feudatari, come tanti ricchi che
trattava la gente come se fossero schiavi. Io invito i giovani a dedicarsi alla lettura, ma non quella del cellulare, la lettura cartacea, perché quando tu leggi, torni indietro, sottolinei, prendi appunti e ti resta nella mente. A video, leggi, magari capisci, ma non ricorderai nulla perché solo attraverso la carta. Io ricordo con grande affetto Mimmo Butera, non posso farne a meno di ricordarlo. Il quale comprava i libri e li annusava, come volendo tirare fuori l'anima. E alle volte ne comprava tanti che, temendo che la moglie non condividesse questo investimento in denaro, li metteva nel portabagagli e lo saliva uno alla volta. E qualche volta glieli nascondevo io. Dice: Salvatore, mi conservi questi libri, non li posso portare a casa. Perché Mimmo Butera leggeva, come invito voi a leggere, con la passione, con il concetto di acquisizione, con la voglia di crescere. Voi dovete crescere soltanto, non soltanto con la birra, con la sigaretta, ma con la coscienza che cresce. E la coscienza cresce se voi siete colti. Non intendendo cultura come sapienza di argomenti, si può essere scienziati, si può essere ingegneri, ma non è detto, si può essere commercialisti, ma non è detto che si è colti. Si è colti quando non si è settoriale, quando il cuore e la mente respira alto. Io rubo, insomma, ci siamo messi d'accordo che siccome il dottore Bellavia è più bravo di me in tante cose, avrebbe letto lui gli articoli della Costituzione. Però a questo punto ho preso il microfono, lo leggo. No, ci tengo. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Lo ripeto, riconosce e garantisce, cioè li riconosce, non me li dà. Cioè voi ce ne avete già, soltanto ne prende atto. E questa è la differenza tra una Repubblica fatta di concittadini e un altro sistema fatto di sudditi, fatto di conscritti, possiamo chiamarli in tanti modi, di camerati, di compagni, di compari, di sodali, che ricevono i diritti. I cittadini della cosa comune ne ottengono soltanto il mero riconoscimento, perché già ce li hanno. Li garantisce in quanto inviolabili, sia come singolo sia nella formazione sociale. Le formazioni sociali, cioè nel vostro gruppo, nella vostra pluralità, nella vostra diversità, li riconosce. Perché presso quella, attraverso le formazioni sociali, dice la norma, si sviluppa e si svolge la personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che ciascuno di noi la deve rispettare. Io, ad esempio, ho dovuto pure giurare sulla Costituzione. La Costituzione, che dovete rispettare, vi chiede di esercitare le vostre le libertà che vi vengono riconosciute nell'interesse della collettività. E siccome il dottore Bellavia ha evocato la cultura e l'arte, io ci tengo a leggere l'articolo 9 a questo punto, per come è stato modificato di recente, perché contiene un patto generazionale. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. E mi fermo qui. Cioè, la cultura, l'arte, il paesaggio, la cosa comune non è vostra, come non era di mio padre, come non era del dottore Bellavia, come non era dei padri costituenti, è oggetto di un patto generazionale, è anche vostra, è anche mia. La solidarietà sociale, non cadete nell'equivoco, non è che solidarietà sociale vuol dire andare in parrocchia, andare alla Caritas, andare all'Arci, andare a costituire un gruppo di buoni e volenterosi e mettersi a fare beneficenza. Va bene, fatelo. La solidarietà sociale è qualcosa ancora di più evidente, di endemico, scusate, stavo dicendo una cosa dell'opposto. Voi andrete all'università, probabilmente andrete a Palermo, mettiamo qualcuno di voi, entrerete con la vostra macchina, perché ormai già 18 anni ci sono andato a Palermo, sicuramente con la rete prima il treno, e in autostrada troverete due belle corsie piene di macchine che manco si può passare, e a destra
una corsia vuota, che è la corsia di emergenza. E vi verrà la voglia di prendere quella corsia, di imboccarla, e ci sarà chi lo farà. E passerà, vi farà così. Vi dirà: scoppiate, voi siete dei poveri deficienti che state rispettando la regola, io sono furbo, sono sulla corsia di emergenza. Mentre percorrerà la corsia di emergenza, avrà dietro l'ambulanza e lui la ritarderà. E il malato che si trova dentro l'ambulanza, a causa di quell'egoismo, rischierà di morire. Esercitare la libertà secondo un criterio di solidarietà vuol dire rispettare, per esempio, la corsia di emergenza, per dirne una. E questo, guardate, è un esempio che vale per qualsiasi cosa. Vale a scuola quando prestate attenzione e non disturbate gli altri che magari vogliono seguire la lezione. Vale quando non dovete, non voglio fare esempi di educazione civica. La solidarietà sociale è rispetto del prossimo, rispetto dell'altro. È responsabilità. La Costituzione ci chiama alla responsabilità. Voi siete maggiorenni adesso, quindi siete responsabili non solo perché sarete chiamati a rispondere delle cose che farete, degli impegni che assumerete, ma anche perché voi dovete farvi carico di preservare nell'interesse delle generazioni future, come dice l'articolo 9 della Costituzione, che vedete, voi avete 18 anni e dovete preoccuparvi di mio figlio che ne ha 5. Se mio figlio troverà una bella piazzetta, sarà perché voi l'avete rispettata. Questo vuol dire esercitare le libertà nell'ambito di una società di liberi, uguali, pluralista, unito da un vincolo di solidarietà per il bene comune. Che tutto sommato, che cos'è il bene comune? È casa nostra, siamo noi, noi siamo il bene comune. Noi come comunità, non siamo cittadini, noi siamo concittadini. E io adesso ripasso la parola al dottor Bruno. Caro dottore Lopresti, quando noi siamo a casa e si rompe la serranda, il rubinetto, subito ci precipitiamo a farla sistemare se non siamo in grado di sistemarla noi. Noi cittadini siamo chiamati quotidianamente a mettere una pietruzza in più nella costruzione della Costituzione reale, perché abbiamo la Costituzione teorica, ma abbiamo anche la Costituzione reale, che è fatta delle cose che tu dicevi rispetto alla corsia, ma è il quotidiano, che è il minuto, alle volte non apparente, che alle volte mina il valore proprio della Costituzione. Perché si parla di solidarietà, allora io mi spiego, come può succedere che tu sei cattolico praticante e dici che i neri dovrebbero essere bombardati mentre sono sulla barca a mare? Ama il prossimo tuo come te stesso, che poi è nella Costituzione, perché c'erano i cattolici pure, e ricordiamoci che c'era Togliatti comunista che accettò l'articolo 7 della Costituzione da comunista, e questo è un atto di grande amore, di generosità. Un comunista, allora il comunista era legato a soviet della Russia, però per amor di pace ha messo il suo tassello nella Costituzione, rinunciando e accettando il principio dei cattolici, De Gasperi, eccetera. Queste, se noi meditiamo su questi comportamenti dei nostri padri costituenti, dovremmo avere il coraggio, la voglia, il desiderio di essere anche noi costruttori di pace. L'odiosità non crea armonia, non crea società. La società non può essere un continuo duello tra persone. La società ha bisogno di essere organica al pensiero che può essere laico, può essere religioso. E ripeto, si può essere cattolici praticanti dicendo che i neri disturbano la società. La Costituzione, quindi, anche perché noi abbiamo delle esperienze, quando nel 1950 ci fu l'immigrazione con l'atto di richiamo clandestino dei nostri concittadini, noi in Francia, in Belgio e Svizzera abbiamo mandato dei lavoratori volenterosi e bravi, ma abbiamo mandato anche dei delinquenti, e si sono fatti valere come delinquenti anche lì, perché la società è composita.
c'è la persona per bene, c'è il delinquente. Quando mi si dice che gli immigrati che arrivano sono delinquenti, offendono la Costituzione italiana e il loro credo, e offendono soprattutto il principio uno che è la solidarietà. La solidarietà, amo il prossimo tuo come te stesso, non è che devo amare le mie figlie o la mia amica. Il prossimo non è dietro la porta, il prossimo è da qui al Polo Nord, il prossimo è da qui al Polo Sud, il prossimo è l'universo intero, e tu devi avere il coraggio di abbracciare anche le cose che non ti piacciono in funzione di ciò che ti ha detto di la Costituzione italiana, perché se sei cittadino italiano, come obiettivo, come binario da seguire, quelle indicazioni che la Costituzione ci ha dato: conoscenza, solidarietà, libertà, nella libertà degli altri. Si diceva una volta in un comizio che io farò l'impossibile, che pur avendo tu idee diverse da me, io farò l'impossibile per combattere perché tu possa esprimere le tue idee. Ed è necessario che ognuno di noi, non condividendo magari le idee degli altri, sia a tutela delle idee degli altri anche se sono contrarie alle tue, perché solo da questa comunicazione, avversione, rispetto a un principio, tu puoi discutere, perché se tu ti chiudi dietro il tuo egoismo non discuti, e quindi tu porti quella persona che la pensa diversa da te più lontano da te, e noi abbiamo bisogno di aggregarci, di sentirci vicini, e soprattutto abbiamo bisogno di creare la Costituzione come elemento di realtà e non di teoria. Leggo l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Questo è il Vangelo. Questa non è Costituzione laica, questo è il Vangelo. Questa è Bibbia, queste parole così, poi il magistrato dirà in termini diversi, perché mi entusiasma, non lo faccio poi. Quando leggo queste cose mi viene una carica vitale che pensavo di non avere più. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Prego. Sì. L'articolo 3, non li leggeremo tutti, tranquilli. Dopo l'articolo 3 arriveremo a quello che secondo me è il momento clou. La manifestazione del pensiero e il diritto di voto, e poi ce ne andremo via. Però sull'articolo 3 non si può non soffermarsi un attimo. Però io prima di dirvi cosa si riferisce l'articolo 3, ho fatto subito la promessa e l'ho subito tradita, ho detto che leggeremo tutti e me ne sto leggendo un altro. Però così la Costituzione è come... L'articolo 3 dice: tutti i cittadini hanno uguale dignità sociale, sono uguali, è compito della Repubblica rimuovere, gli ostacoli. E a uno gli viene quasi la tentazione di pensare che siamo tutti, che il principio di eguaglianza, tutto sommato, vuol dire introdurre una forma di egualitarismo, quasi l'opposto di una meritocrazia. Tutti abbiamo diritto a tutto, a prescindere. Però dobbiamo leggere subito l'articolo successivo, che dice: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto, che è l'applicazione dell'articolo 3 nella parte sostanziale. Mi spiego meglio. L'articolo 3 ha due norme. Una è l'equità, il principio di eguaglianza cosiddetto formale, astratto, per cui si trattano in modo uguale, posizione uguale, modo diverso, situazioni diverse. E il secondo comma invece è il cosiddetto comma, che è il cosiddetto principio di equità sostanziale, di eguaglianza sostanziale, scusate, l'equità è un'altra cosa, di eguaglianza sostanziale.
la Repubblica deve fare in modo da rendere sostanzialmente reale rendere reale un ambiente che consenta a tutti di manifestarsi partendo dallo stesso, dalle stesse condizioni, dalle stesse potenzialità, dalle stesse possibilità. E quindi bisogna eliminare quelle situazioni genetiche che rendono impossibile che ciò accada. Mi spiego, voi non vi potete lamentare se sull'autobus trovate un posto che è dedicato ad un anziano novantenne, giusto? Formalmente siete uguali, non c'è differenza, però lui ha le gambe meno forti delle vostre, quindi è il compito della Costituzione rimuovere questa genetica, questa situazione di debolezza, riconoscendogli un posto. Ma non vuol dire che possiamo stare tranquilli perché tanto la Costituzione fa tutto lei per noi. L'articolo 4 dice che ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità. Ecco dove è il principio di eguaglianza. Ciascuno secondo le proprie possibilità. Non può essere chiesto a me di fare qualcosa che potenzialmente non posso fare, parametrando le mie capacità su quelle di uno che è più forte di me. Il fatto che io sia più debole non deve andare contro di me. Il fatto che l'altro sia più forte non deve diventare per me un vantaggio. Dobbiamo partire dalla stessa situazione, ma dopo di ciò ciascuno ha il dovere, secondo le proprie possibilità, dice il quarto comma, la norma subito dopo l'articolo 3 della Costituzione, perché le norme bisogna leggerle, se qualcuno studia la giurisprudenza avrà questa voglia, non si legge mai un articolo, si legge quello prima, quello dopo, almeno 5 dello stesso cestino, perché sennò non si capisce. La Repubblica, ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. A queste condizioni, cioè se voi concorrete, se voi vi impegnate, la Costituzione, rimuovendo le diversità, rimuovendo gli ostacoli, vi potrà venire incontro, non aiutare, non agevolare, ma venire incontro sul presupposto che voi operiate. Questo è il principio di eguaglianza sostanziale. Non c'è un opposita alla meritocrazia, non c'è un egualitarismo. Dobbiamo partire tutti, dobbiamo giocare tutti con la stessa regola. Questo è il principio di eguaglianza. Se poi, a causa delle condizioni diverse che viviamo, quelle regole devono essere sistemate in modo da ricondurre a parità la situazione, la Costituzione interverrà per quello. Ma non siamo autorizzati ad riposare sugli allori, come si diceva una volta a scuola, perché tanto la Costituzione rimuove gli ostacoli, perché tanto la Costituzione prevede che io debba avere un lavoro, che l'articolo 4 che dice la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, lo dice prima di spiegarvi che ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità. Il principio di eguaglianza ci conduce all'articolo 21, secondo me, dottore Bellavia, io ci vado direttamente, che così recuperiamo un attimo, che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure. Tutti hanno diritto di manifestare, essendo tutti uguali, ovviamente, tutti abbiamo pari diritto di manifestare il pensiero, però, siccome, come dice il dottore Bellavia, le cose si leggono, perché leggendole si vedono pure, e ci si attende, si toccano, e toccandola si percepisce la vita che c'è tra questi fogli. Manifestare il pensiero non vuol dire ripetere il pensiero altrui e non vuol dire soltanto comunicare il pensiero. La norma della Costituzione presuppone che il cittadino sia un essere pensante e che eserciti le proprie libertà in maniera responsabile, informandosi. Prima di manifestare un pensiero bisogna averlo, non bisogna riciclarlo. Non bisogna cercarlo su. Ora sembrerà paternalista la mia domanda. No, non bisogna cercarlo su Google. Non è che quello che è stata la rivoluzione francese l'ho scoprita andando su Wikipedia. Penso si pronunci così, ora io non lo so. Comunque sia, il pensiero bisogna prima formarselo. E poi lo si manifesta. Manifestarlo, e torniamo alla solidarietà e alla responsabilità, vuol dire condividerlo. Il pensiero mio non lo manifesto perché lo rendo oggetto di un confronto. E se sono solidarista e pluralista, io non lo sto imponendo, io lo sto manifestando, lo sto sottoponendo alla verifica degli altri. Tutto questo perché voglio segnalare il fatto che la Costituzione esorta tutti, non soltanto voi neomaggiorenni, ma tutti noi, a crearci un pensiero, perché se non pensiamo manifesteremo il pensiero degli altri. Non sarà più una manifestazione di pensiero,
sarà una ripetizione a pappagallo di quello che gli altri ci spiegano. È posizione comodissima, solo che sapete, la democrazia non è per sempre. La democrazia muore. La democrazia l'abbiamo conquistata, ma la democrazia può anche morire. È il primo, uno dei modi, una diciamo, delle armi letali della democrazia è il cittadino che non pensa. Il cittadino che siccome non pensa si fa dire dagli altri come stanno le cose. Perché poi ci sarà quell'altro che sa come stanno le cose, che le sa ed è più forte, lo può imporre il suo pensiero, che tanto potrà stare sereno, che sarà sufficiente divulgare su Facebook il suo pensiero, perché gli altri lo ripetano a pappagallo senza averlo prima creato. Voi che avete 18 anni e siete più giovani di me, quindi avete un cervello molto più attivo del mio, perché io ormai francamente tiro a campare. Ma voi avete 18 anni, cioè 18 anni, voi avete le sinapsi che stanno esplodendo. Voi peraltro passate dalla fase in cui potevate influire sulla società manifestando, pensando, ma adesso finalmente voi addirittura potete votare. Ora vedete cosa vuol dire potete votare? Voi potete scegliere chi comanda. E come fate a sceglierlo se prima non vi siete informati? Il comandante in capo, intendo. Quindi mi limito a questo e peraltro non tocca a me. Leggetela questa Costituzione che oggi vi viene consegnata, leggetela e fatene oggetto di pensiero, perché voi siete tanto più belli, tanto più contribuite a, con la manifestazione del vostro pensiero, alla critica di tutti. E adesso do la parola a tutti. Perché accennava a me, ha detto che con l'età accennava al rallentamento del pensiero. Io dico ai giovani, io sono 8 a gennaio, voi lo fate conto, e vi dico che se ancora riesco a prendere la parola, a parlare, sapete che lo devo alla mia voglia onnivora di leggere e di confrontarmi con gli amici in piazza parlando di cose che sembrano banali, ma parliamo di cose della vita e non ci abbandoniamo. Io per esempio, quando mi capitava, quando ancora facevo professione, andavo da Agrigento, incontravo gli amici e che si colleghi di scuola già pensionati, e ad Agrigento si parla così: Toto, come ti appare? Ancora travagli? Dico sì. E io per altre cortesie dico, stai godendo la pensione? Eh sì, ma quello sì. Ma se io non mi faccio mangiare i pisanti, oggi ci si riso bianco. Tutto l'universo di questi amici miei che mai non leggero, non scuola, non lessero mai, e chi mangiava sì da mangiare. Questa è la disgrazia di chi pensa che di mettere il cervello a riposo al momento in cui non lavora. Il cervello va utilizzato sempre, su un hobby creativo, non passivo. E questo lo dice uno che ha attraversato 2 secoli. Giusto? Ora l'assessore Lombardo vi dirà dei dati relativi a dei risultati elettorali del comune. Allora, volevo porre l'accento, visto che parliamo di Costituzione, sul risultato elettorale del 2 giugno trotte del 46, perché secondo me in questo risultato c'è anche tutta la nostra storia dell'Ottocento, ci sono la rivoluzione repubblicana di Francesco il Grao, c'è lo scisma, ci sono i fasci dei lavoratori. C'è tutto questo formarsi di pensiero, si arriva anche al referendum del 46, perché purtroppo vince sì la Repubblica, ma vince al nord, al sud non vince la Repubblica, vince la monarchia. In provincia di Agrigento, se facciamo l'esempio dei paesi attorno a Grotte, vince la monarchia. Io prendo solo un dato, che è quello di Agrigento. Vince la monarchia con l'82,40%. Cioè, sono percentuali da far ribrividire.
rabbrividire. Cioè, e questo è il risultato medio della provincia di Agrigento. Andiamo dal 75 all'80%. E per questo ci distinguiamo poi. E credo che sia anche il frutto di tutto questo pensiero che ci siamo formati, no? Noi come grottesi che ci siamo formati lungo nell'Ottocento, in particolare dopo la metà dell'Ottocento, quando ci liberiamo dal feudalesimo, da coloro i quali ci imponeva il pensiero. Noi iniziamo a pensare e ci sono fatti importanti nella nostra storia. E arriviamo al referendum del 2 di giugno del 46, dove la Repubblica Grotte vince con il 60% con 2531 voti. La monarchia al 40 con 1800 voti. Abbiamo oltre 700 voti di differenza, ma questo è anche il risultato di quello che dicevo io, del nostro del pensiero che ci siamo formati lungo i secoli. Se vedete fuori nel tabellone, già subito dopo la liberazione noi iniziamo con le formazioni dei partiti politici a Grotte, ma c'era anche il Comitato di Liberazione Nazionale, c'era il Comitato dei Partigiani, cioè, per cui subito dopo, con l'ingresso degli americani, inizia la nostra fase politica, prima ancora che finisse la Seconda Guerra Mondiale e che si arrivasse al 25 aprile. Io adesso procederemo, procederemo alla distribuzione delle costituzioni e ci sarà un piccolo rinfresco. La parola finale al dottore Brunetti. Dov'è la parola finale? È per dirvi qual era il concetto dei grottesi, un po' dei siciliani, rispetto ai poteri. Nella piazzetta di fronte all'ex Banco Sicilia, maresciallo De Carabinieri, l'arciprete e il sindaco, potere militare, potere civile e potere. Questo è il concetto, perché il potere più presente, molto presente, era il maresciallo De Carabinieri. E avvenne questo: una banda costituita nel dopoguerra sequestrò un signore, per il cui riscatto chiesero dei soldi ai familiari, che gli chiedero questa banda, se ce n'ho quell'uomo, uccise quell'uomo, se ce n'ho lo buttò nell'ossario del cimitero. Qualcuno parlò e finalmente trovarono i delinquenti. Trovarono i delinquenti, processo in corte d'assisi. E a un certo punto, non ricordo bene se dissero la difesa o l'accusa, chiesero di fare il sopralluogo dove si immaginava fosse stato perpetrato il delitto. La corte si sposta e si collegarono con l'ingegnere di casa per sapere dove era quel terreno e chi ti arroba. Il cancelliere, c'era un signore che zappava accanto alla roba dove era stato perpetrato il delitto, e si fa: signor Bellavia, metto il mio nome per evitare di fare il nome reale. Signor Bellavia, il presidente lo vuole, vieni! E quindi lo faccio. Signor Bellavia, lo presidente lo vuole, vieni! E quindi lo faccio. L'ingegnere di casa ci dice: guardate che un secondo è qua. Dov'è? Non mi lasciarlo per voi, vieni! E fuori. Perché per noi era il maresciallo l'autorità. Maresciallo diventò, e questo concetto ci è voluto tempo perché si diluisse, perché per i rapporti interpersonali che si sono instaurati tra il cittadino e il potere diventò non più l'autorità da temere, ma l'autorità da apprezzare, perché tutela la nostra tranquillità, tutela il nostro benessere, e grazie soprattutto a una cosa: l'insegnamento che dovremmo trarre voi tutti i giovani,
dalle linee essenziali della Costituzione italiana che ti dicono: tu hai bisogno di essere uomo, hai bisogno di crescere nel cuore, nella mente e nel pensiero. Giustamente diceva il dottore Lopresti, pensare significa elaborare concetti autonomamente e farsene una ragione, se c'è una ragione, rigettarli se non c'è una ragione. Signori, ora l'assessore e l'assessoressa collaboreranno a distribuire la Costituzione a questi meravigliosi giovani che da domani, da stasera, leggeranno. Vi ringraziamo per l'affettuosa partecipazione e soprattutto per la pazienza che avete avuto con me, perché lui la meritava la pazienza, io sono. Adesso vi chiamiamo, venite qua e vi consegniamo la Costituzione. Cominciamo con Alongi, che viene a ritirare il fratello perché è assente in questo momento. Boscarino Lavinia, Calia Emanuela, Carlis Antonio, Cipolla Miriam, Cirino Martina, Costanza Giacomo, Costanza Scinda Stefano, Divino Francesco, Infantino Lavinia e Infantino Manuela. Lazzaro Calogero, Lopresti Gloria, Miceli Giuseppe, Monreale Ambra, Tizzo Giada, San Filippo Flavio, Terrana Federica e Zicari Davide, che ritira per due e ritira anche per Tirone Paolo. Ora vi ringrazio, c'è un buon fresco. Al prossimo anno. I due musicisti li abbiamo saltati. Stefano Lombardo. Ce n'è un altro, sì, Arnone Vincenzo, Stefano Lombardo e Monreale Vincenzo. Arnone, credo che non ci siamo dimenticati nessuno. Ah? Se qualcuno non l'ha ricevuto, si faccia avanti. Sì, ma in ogni caso li lasciamo, sono qua in biblioteca.